Questo video da Marsala, dalle cantine Florio. Sono venuto qui per una visita guidata alle cantine. Vi mando qualche immagine. È un brand conosciuto in tutto il mondo, il Marsala, ed è stata una visita interessante. Intanto, ripeto, continuate a vedere le immagini. Io non mi sono ubriacato di Marsala, io mi sono ubriacato di Milan il 22 maggio, quando il Milan ha alzato la coppa del 19° scudetto, che è la coppa delle emozioni, la coppa della vittoria, la coppa di un trionfo meritato dei ragazzi. So già che qualcuno di voi può anche arricciare il naso: basta, parliamo di mercato. No, basta proprio nulla, perché il mercato, lo dicevo ieri, è fatuo. Lo scudetto, la vittoria in campionato è reale, quindi ogni tanto lo ribadiamo anche da Marsala. Ma che novità ci sono oggi di mercato? Le novità sono legate piuttosto alle ipotesi, sono novità legate alle ipotesi. Ognuno impazza, non impazzisce, impazza con delle ipotesi. Il Milan aumenterà i suoi 31-28 più 3, il Bruges scenderà, parliamo sempre dell'affare de Ketelaere, scenderà dai suoi 37, ma sono tutte ipotesi. Domani effettuerò un'altra verifica per capire il Milan fino a dove si vuole portare e il Bruges eventualmente se accetterà una riduzione. Però in questo momento, signori, la situazione riguardo a De Ketelaere è in stand-by. Si continua a parlare, si continua a cercare un'intesa, anche perché, come ho detto ieri e lo ribadisco per la terzo video consecutivo, il Milan non ha concorrenti, il Bruges non ha alternative. O se lo tiene o lo cede al Milan dopo aver trovato un accordo. Quindi questa è la situazione reale. Non piace sinceramente l'idea che domani debba giocare la Supercoppa belga, anche perché per esempio Njay, il giocatore coreano del Fenerbahce in procinto di andare o al Napoli o al Rennes, come abbiamo tutti letto, non giocherà col Fenerbahce domani. E quindi questo è un fatto importante e è un fatto significativo. Non esiste che... di solito non esiste una parola grossa, diciamo, non pare opportuno, mi sembra una parola più equilibrata, non pare opportuno che un giocatore sul mercato non lontano dal partire dalla squadra di appartenenza giochi le partite, d'accordo, la Supercoppa, non so con che spirito, non so con che umore, non so con che animus pugnandi. Però se questa è la decisione del Bruges, noi rispettiamo la decisione del Bruges. Non è bello, perché ripeto, Njay col Fenerbahce domani non gioca perché è sul mercato in questo momento. Mercato che nelle prossime ore dovrebbe vedere un'altra cessione importante, dopo quella di Nasti al Cosenza, dopo quella di Brescianini, forse interessa anche questa, anche questo giocatore centrocampista di buon livello al Cosenza. E ora parliamo di un'altra cessione che potrebbe in prestito col diritto di riscatto e controriscatto, e parliamo di Daniel Maldini, destinazione Verona. Ormai siamo anche qui, la parola siamo ai dettagli, ormai ce la tiriamo dietro da qualche giorno, però in effetti ecco, bisogna vedere per esempio Daniel Maldini se domani, ormai in procinto di andare a Verona contro il Colonia, verrà impiegato. Sembrerebbe piuttosto un, forse anche in questo caso, un azzardo. I giocatori sul mercato devono attendere l'evoluzione del mercato per evitare qualsiasi tipo di problema. Vedremo se oggi nei convocati, sempre che oggi ci siano i convocati, o domani nei convocati, sempre che mandino i convocati, ci sarà anche Daniel Maldini. Che cosa vuol dire Daniel Maldini al Verona? È una squadra di grande intensità, una squadra tosta, una squadra che non può che far crescere un ragazzo come Daniel Maldini, che si è allenato però ai massimi livelli nel Milan.
Parliamo sempre come alternativa di De Ketelaere, di Ziyech, ve l'ho già detto, è l'alternativa, è il piano B nel caso che il Milan non riuscisse a prendere De Ketelaere, mentre poi cominceranno poi il nuovo tormentone, speriamo nuovo dopo l'acquisto del giocatore belga, riguardante Renato Sanchez. Anche qui, signori, sarà una vicenda molto lunga, in attesa delle decisioni del Paris Saint-Germain. Galtier che non va a prendere Renato Sanchez, ma preferirebbe prendere Thuram del Nizza, e quindi la situazione è anche questa qua, anche in questo caso, piuttosto magmatica, piuttosto complicata, piuttosto lunga a livello di definizione. Non credo, se non arrivasse in prestito, all'idea di Diallo come difensore centrale, ve lo dico già, non ci credo, perché sì, come prestito sì, ma il Milan che spende dei soldi alti, tanti soldi, per un difensore centrale, lo escluderei a priori. Secondo me non esiste questa possibilità. Vediamo se prenderà un giocatore giovane o piuttosto proprio Diallo, che è un giocatore certamente di livellissimo, ma che costa e il Milan non ha intenzione. Anzi, Diallo potrebbe essere adesso una pedina in caso di mancato acquisto di Ndjay da parte del Napoli, questo si dice. E veniamo al tema rinnovi. Kalulu sta per rinnovare, mentre sono ancora in stand-by Tomori, lo sappiamo, Benassere e soprattutto Leao. Leao, signori, è un rinnovo molto complicato. È un rinnovo molto complicato non solo per le esigenze del giocatore e di Mendes, che probabilmente vorrà un ingaggio alto. Io continuo a credere, non in maniera così forte, all'ipotesi che il Milan, come ha anticipato la Gazzetta, ma è un mio pensiero, una mia riflessione a voce alta, sia disposto a dare 6 milioni a Leao. Il Milan è su questo punto degli ingaggi sempre stato piuttosto rigido sul fatto di dare un ingaggio troppo alto che possa creare turbulenze negli spogliatoi. Quindi non lo so. So che però il rinnovo di Leao è complicato. È un periodo non fortunato per il Milan, perché De Ketelaere con Bruges per le esigenze del Bruges, Renato Sanchez, ci sono gli inserimenti del Paris Saint-Germain, l'unica squadra che poi si è inserita, che poi sono inserimenti che non sappiamo se reali o ventilati o ipotesi o schermaglie di mercato, ma anche per Leao, ecco perché dicevo che un periodo sfortunato in questo senso, non è una cosa lineare, perché c'è di mezzo sempre, non dimenticate mai, anche il contenzioso con lo Sporting. Perché la notizia di ieri che il Lille sarebbe andato al TAS di Losanna per contestare la decisione del giudice. Quindi le cose si protrarranno in maniera piuttosto antipatica e soprattutto a livello tempistica lunga. Se si aspetta il TAS, quindi il rinnovo di Leao è anche figlio di questo contenzioso con lo Sporting, è anche il figlio di questa cosa complicata, che non ha ancora una fine, che non ha ancora un esito ben definito e ben delineato. Finché non si chiarirà anche questa situazione con lo Sporting di Lisbona, tra Lille, Leao e lo Sporting di Lisbona, le cose saranno sempre complicate, perché prima di rinnovare Leao deve studiare eventuali ipotesi e eventuali alternative a livello di contratto, proprio nella formulazione del contratto, non solo per quello che riguarda la mera cifra 6, 5, 4 e mezzo. Ho letto con attenzione su Milan News l'articolo di Pietro Mazzara, che rispecchia un po' anche il mio pensiero, come avevo già anticipato ieri sul discorso degli ingaggi. Con la crescita degli introiti da attività calcistica, la vittoria del campionato, il passaggio di turno eventuale in Coppa dei Campioni, anzi l'entrata in Coppa dei Campioni, la partecipazione al primo girone dell'anno scorso, con la speranza di vincere il girone e di passare al secondo in questa stagione, il 25 agosto ci sarà il sorteggio, con gli introiti da marketing che aumentano, visto che il Milan sta tornando il top club che tutti noi conosciamo, è chiaro che con l'aumento anche della caratura dei giocatori, il valore dei giocatori,
il valore di mercato dei giocatori sale un attimo tutto, è un po', diciamo, un po' paradossale, un po' un ossimoro, un contrasto, che l'unica cosa che si afferma sia l'ingaggio dei giocatori. Quindi anche lì il Milan dovrà studiare una situazione per capire di applicare delle formule che tengano conto certamente della sostenibilità, ma tengano conto anche della esigenza dei giocatori, perché soprattutto poi alla fine si rivela un danno questo tentativo di non salire, perché c'è il rischio di non comprare giocatori, perché i giocatori che vogliono venire al Milan di livello ovviamente hanno degli ingaggi di livello, non è sempre facile trovare i Tomori, i Kalulu, i Benasser, Dall'Empoli, Krunic, non è sempre facile, è sempre andata bene perché non è fortuna ma bravura dello scouting eccetera, però se vai a prendere, ecco, i giocatori che ti devono fare il salto di qualità, vediamo uno su tutti, Ziyech, poi farlo scendere a 4,5, un giocatore che prende 6 è sempre complicato. È un argomento importante, vorrei capire, una volta sarà importante capire anche parlando con i dirigenti come ribattono a queste nostre riflessioni a voce alta, che non sono critiche, sono così opinioni, sono riflessioni, sono sensazioni. Domani il Milan va a Colonia, oggi è tornato a Milano Paolo Maldini, partirà con la squadra, vediamo se il ritorno di Paolo Maldini con Ricky Massara accelererà o porterà nuovi aspetti alla lunga trattativa con De Ketelaere. Capiremo se il Milan dà veramente un ultimatum, come qualcuno ha scritto questa mattina, e che questo ultimatum, per esempio il 20 luglio, presso poco, possa essere definitivo. Io ho la sensazione che il Milan non aspetti molto. C'è da dire che sul piano mediatico, per quello che conta, ma in effetti conta anche quello, aver perso Botman e dopodiché perdere anche, sempre per una questione di differenze di punti di vista tra il compratore e il venditore, perdere anche De Ketelaere, beh, allora sarebbe un pochino complicato, anche perché sul piano nei confronti dell'opinione pubblica, anche perché il buon Ziyech con i suoi 6 milioni di euro non è una trattativa, pur essendo il piano B, così facile da attuare, e si rischierebbe di stare a discutere, e in questo caso ancora peggio, non solo per l'ingaggio ma anche col Chelsea per l'eventuale obbligo di riscatto, mentre col Bruges perlomeno col giocatore è tutto a posto. Quindi è una situazione piuttosto complicata. Vediamo l'evoluzione del pomeriggio, e questa sera, nel video di questa sera, spero di dirvi qualcosa anche per quello che riguarda la formazione che affronterà domani il Colonia. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e leggete, sta avendo un grande successo, sono contento, il mio terzo podcast sul 2012, sta uscendo il quarto nei prossimi giorni.